Sono un colonnello del ruolo d'onore e pilota di elicotteri dell'esercito italiano. E facevo l'istruttore sugli elicotteri e sono stato impiegato in una missione internazionale di pace nei Balcani nel 96. E svolgendo la mia attività mi sono contaminato respirando queste polveri di metalli pesanti che hanno invaso praticamente tutto il mio corpo, creando danni molto gravi a livello di organi, a livello funzionale, anche a livello neurologico. Ed è proprio per questo motivo che io mi trovo qui al Break Spear per essere curato. Praticamente io mi curo per vivere e quasi tutta la giornata la devo dedicare alle cure, anche la notte, perché dormo con un ventilatore polmonare, con l'ossigeno, quindi anche durante la notte non si interrompono le mie terapie. Le mille difficoltà che quotidianamente devo affrontare, vivere, sopportare e per forza di cose superare. Ho avuto la grandissima fortuna di incontrare il professor Giuseppe Genovesi, che purtroppo è venuto a mancare un anno fa, improvvisamente, e che è stato veramente la mia salvezza. Probabilmente se io sono ancora qui oggi e possiamo continuare queste cure grazie oggi al dottor Montilla, e perché proprio il professor Genovesi a suo tempo già mi aveva indirizzato verso particolari terapie, tra cui anche terapie chelanti, che poi ho continuato a fare anche con i medici inglesi. Quello che però oggi stiamo verificando con il dottor Montilla, che ha messo a punto un protocollo evidentemente più efficace a detossificare e a chelare chelazione, proprio il farmaco chelante, proprio perché prende i metalli e cerca di tirarli fuori dal nostro corpo, e riesce ad agire questo protocollo su più tipi di metalli pesanti che hanno contaminato tutto il mio corpo. E abbiamo riscontrato ai primi esami effettuati che effettivamente, con tutte le terapie che ho fatto da almeno 12 anni ad oggi, sono scesi i livelli di alluminio, sono scesi i livelli di piombo, di acciaio, ma sono elevatissimi ancora i livelli di altri metalli pesanti, tipo zinco, tipo tallio, tipo cesio, tipo tungsteno, uranio acetato, che non è l'uranio presente in natura, ma è l'uranio quello che deriva proprio dalle centrali nucleari. Stiamo effettuando un trattamento di decorporation drag, cioè un'eliminazione di metalli tossici con un protocollo specifico farmacologico mirato all'eliminazione di metalli tossici, sia metalli tossici di transizione, sia metalli nucleotidi radioattivi. Il trattamento è un trattamento farmacologico importante perché di fatto riesce ad agganciare una serie di metalli ad elevato impatto genotossico, nel senso che possono promuovere ad un danno che può portare ad una cancerogenesi sui soggetti. E prevede anche un trattamento, ripeto, un modello previsionale in cui una volta eliminati per qualità e quantità i metalli tossici, tra cui anche i nucleotidi radioattivi, noi riusciamo poi a fare con uno specifico algoritmico ritmo praticamente una valutazione del danno genetico, con uno studio, un profilo genetico per valutare le mutazioni driver dei soggetti. Nella fattispecie il colonnello è riuscito, tramite l'insieme di più farmaci che vengono chiamati chelanti, si chiamano chelator, ma in realtà non fanno altro che complessare dei ioni metallici di diversa natura, densità molecolare, a peso molecolare, e una volta neutralizzati vengono di fatto eliminati.
Noi siamo riusciti a, di fatto a impedire con i processi di detossificazione una attivazione amplificata del danno dei metalli tossici. Nel militare in oggetto noi abbiamo identificato, ripeto, per qualità e quantità oltre 20 metalli che sono classificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'IARC, come sia cancerogeni che neurotossici. I trattamenti vengono effettuati per lungo periodo, si chiamano decorporation long term. È stato identificato e riconosciuto praticamente un abbattimento di questi metalli tossici, e all'abbattimento di questi metalli tossici nei parametri ematici e biologici si è verificato di fatto